tutti ragazzi e finalmente ben ritrovati qua sul blog del Vignaiolo per un nuovissimo episodio di Enodegusta. Ci eravamo lasciati qualche settimana fa, o meglio un mese fa, quindi prima di Pasqua, con i consigli pasquali. Ho qui con me anche una delle bottiglie che ho bevuto a Pasqua, questa, che è appunto che avete visto poi nelle storie pasquali. È passato un mese da Pasqua, è stato un mese in cui mi sono anche riposato, ma purtroppo lo studio e quindi diciamo lo studio e alcuni esami che ho dovuto dare hanno preso il sopravvento e quindi non ho potuto in questi mesi, in queste settimane, appunto in questo mese, essere presente e riuscire a fare dei video. Ripartiamo con il mese di maggio, anche qui ci usciranno, oltre a questo, un altro video nel mese di maggio e poi usciranno più o meno tre video a giugno e due video se riesco a luglio. Però anche il periodo metà giugno fine luglio sarà un periodo davvero dove riuscirò veramente poco a registrare, quindi avrò poco tempo per registrare. Nel mese di maggio, poi a fine del mese di maggio, ci sarà ancora la rassegna dei vini del mese, che purtroppo anche qui nel mese di aprile non sono riuscito a portare come articolo sul sito web, ma uscirà nel mese di maggio con vini che provengono, diciamo, un po' da questo mese e un po' anche dal mese di aprile, diciamo, quelli più interessanti. Questo video è collegato poi l'articolo, sempre dedicato al vino che andremo ad assaggiare oggi, che troverete poi sul sito web. Il prossimo video che uscirà, già ve lo spoilero perché è in fase di realizzazione, è un video dedicato a un unboxing. Adesso vedo se metterne insieme due oppure farne uno e poi farò uscire l'altro nel mese di, i primi giorni di giugno sostanzialmente. Detto questo e dette queste info in generale un po' sulla programmazione del mese di maggio, direi che possiamo partire con questa puntata di Enodegusta. Visto che ci stiamo dirigendo verso la stagione calda, quindi verso diciamo gli aperitivi all'aperto nei bar, quindi poi le grigliate, dei pranzi molto più leggeri, più freschi, arriva la stagione estiva, arrivano le belle giornate, arriva il caldo, quindi ci vogliono dei vini freschi, dei vini frizzanti, dei vini che vanno bene appunto per questa stagione, belli freschi che ci puliscono la bocca, che ci rinfrescano, che ci danno appunto freschezza. E uno di questi è il vino che andremo ad assaggiare oggi. Come vedete qui ho il tappo dedicato ai vini frizzanti, in particolare ai vini spumanti, e in questo caso andremo ad assaggiare un vino che è un po' in mezzo a questa categoria, che è appunto un vino rifermentato in bottiglia, quindi un vino frizzante, però un po' più del frizzante vicino, diciamo, come base spumante, in particolare come base spumante di uno degli spumanti più conosciuti al mondo, italiani più conosciuti al mondo, che è il Prosecco. Adesso vado a prendere la bottiglia che ho in frigo e poi l'assaggiamo insieme. Eccoci qua, questo è il vino di oggi, adesso lo metto anche qua davanti, arrivo subito. Questo è appunto il vino dell'azienda Bazzo, società agricola. Siamo in provincia di Treviso, in particolare a San Pietro di Feletto, e qui abbiamo
ovviamente un produttore, un vignaiolo indipendente, e qui abbiamo il loro vino a fermentazione naturale in bottiglia. Che cos'è questo praticamente? È un prosecco tradizionale, è un vino prodotto con un metodo, quindi è un prosecco, quindi uve 100% glera, ed è un prosecco prodotto con metodo tradizionale, come si faceva una volta. Quindi un vino rifermentato naturalmente in bottiglia, quindi con una rifermentazione in bottiglia ad opera dei lieviti. È un vino che ovviamente lo si vede da bottiglia un po' confondere perché è una bottiglia marroncina, però è un vino comunque sicuramente torbido, perché abbastanza torbido, perché abbiamo dei lieviti al suo interno. Quindi non ci resta che andare ad assaggiarlo. Se c'è del casino, allora qui la temperatura del vino è abbastanza ottimale. Io questo qui ce l'avevo in cantina fino a stamattina, diciamo, e adesso l'ho aperto. Adesso vediamo e speriamo di aprirlo con in sicurezza, però la temperatura ci sta, ovviamente non è... Bisogna fare abbastanza attenzione se non evitare che salga la temperatura. Diciamo che questo sta a una temperatura cantina di una decina di gradi, ecco, quindi ecco. Questo è un tappo particolare, questo è un tappo, ve lo mostro, ed è il classico tappo per le basi spumanti. Cioè, cosa vuol dire? Un tappo a corona in cui abbiamo questa parte di plastica sporgente che viene posizionata all'interno, viene utilizzato appunto per chiudere il vino prima della messa a dimora per l'affinamento e la rifermentazione in bottiglia. Questo è proprio il tipico tappo utilizzato per la rifermentazione in bottiglia per i vini base spumante. Una volta qui, grazie a questo sistema, durante la fase di remouage, quindi di rimescolamento, di ribaltamento se vogliamo della bottiglia, tutti i lieviti finiscono qui sulla parte del tappo, in questa, appunto, è fatto in questo modo da raccogliere i lieviti, e una volta terminato questo periodo di remouage, di affinamento e di fermentazione appunto in bottiglia, il collo della bottiglia viene ovviamente congelato e stappata per eliminare appunto il tappo e i lieviti che si sono accumulati qua sopra, e poi verrà ritappata in questo caso con il tappo di sughero tradizionale. Non si vede spesso nei vini rifermentati questo tipo di tappo, ma si vede un tappo a corona molto classico senza questa parte, che però appunto mi indica il fatto di essere di fronte comunque a un vino che può poi essere utilizzato anche come vino rifermentato, cioè come spumante rifermentato in bottiglia. Quindi questa è proprio una base spumante, una base in questo caso prosecco effettivamente, perché abbiamo 100% glera. Bene, l'abbiamo aperto, non ci resta che assaggiare. Scusatemi, ma mi sono fermato sul tappo perché è qualcosa di particolare, non si trova facilmente. La temperatura del vino adesso è meglio berlo, perché sennò si scalda un po' troppo. Devo dire, ecco, forse devo tenerlo al fresco un po' di più. Devo dire, spuma ce n'è, bollicina molto molto fine e anche molto molto elegante. Adesso non è stato forse un pochino poco, però assaggiamolo, andiamo ad assaggiare. Colore, il colore si vede, non è un vino limpidissimo, cioè non è tanto limpido, si vede, è un giallo molto delicato, diciamo, tendente a dei riflessi verdolini, però si vede che non è un vino estremamente limpido, è un vino comunque, c'ha un colore un po' sporco, diciamo. Questo è dato secondo me
dalla presenza appunto ancora dei lieviti, da una minima, se vogliamo, filtrazione o l'impedimento. Al naso, straordinario come viene esaltata la glera, effettivamente si sente un buon profumo di una buona mineralità, profumo di frutta fresca, fiori di campo, molto molto aromatico, ti sale proprio questa mineralità, questo succo di limone, questa freschezza che ti attiva anche le papille gustative. La bolla, devo dire, molto molto fine. Bocca ha il suo perché, effettivamente. Bocca è molto molto fresco, buona acidità, molto, devo dire, molto fresco, si sente tanto questa acidità molto forte, cioè forte nel senso ti riempie tanto la bocca, c'è una nota dolciastra sul finale, però ti riempie enormemente questa acidità e questa mineralità, ti riempie la bocca e che ti asciuga, ti pulisce effettivamente. È un po' cicciotto, devo dire, non è. Quindi c'è quella nota dolce, si sente quella, come dicevo, quella nota dolce, quindi non hai quella sensazione di che dà, non so, un brut, un extra brut o un dosaggio zero, cioè si sente quella abboccatura, cioè si sente quella parte dolciastra, quindi una quantità di zuccheri presente all'interno della bottiglia si sente, perché è molto armonioso, è molto cicciotto, cioè nel senso che ti avvolge la bocca con la sua acidità, ma rimane molto morbido, non secco, ecco, non estremamente secco, duro, quindi è un vino fresco, bello cicciotto, rotondo, che ti copre la bocca, che ti riempie la bocca, te la, diciamo, te la armonizza effettivamente, che viene spinta verso comunque l'acidità iniziale, quindi ti pulisce la bocca, ma rimane anche dolce, ciccione, cioè armonico sostanzialmente. La bollicina si sente anche in bocca, devo dire, abbastanza delicato, un vino frizzante, perde, se io lo lascio lì uno o due giorni dopo la sua apertura, questo ha già perso la bollicina, un vino frizzante la perde quasi subito. Ovviamente più il vino in questo caso rimaneva magari in cantina, più pian piano la sua la CO2, quindi la bollicina, pian piano si disperde, non ovviamente con andando lungo il tempo, quindi con per molti anni sostanzialmente si può disperdere, però ovviamente una volta aperto uno o due giorni lo si beve subito tranquillamente. Io ne berrò adesso ancora un goccettino, però devo dire che si perde quasi subito, essendo comunque un vino frizzante. Attenzione, frizzante, la CO2, quindi le bollicine prodotte naturalmente all'interno del vino grazie ai lieviti, quindi non abbiamo l'introduzione di CO2 da altre fonti, non è, è un vino frizzante prodotto naturalmente, ovviamente, quindi una fermentazione naturale. Quindi rimane molto ciccioso, effettivamente è minerale, ne abbiamo un altro sorsettino, perché il naso è molto armonioso, devo dire, come dicevo anche prima, si sente tanto questa mineralità, questo limone, questa sensazione di limone, quindi frutta fresca, frutta verde, molto molto minerale, con qualche grado in meno. Adesso io l'ho messo in frigo da poco, ce l'avevo in cantina, ma con qualche grado in meno, quindi bello fresco, devo dire che secondo me forse siamo sui 7-8 gradi di temperatura ottimale, secondo me
è un vino buonissimo, molto molto buono. Qui si sente, se a questa temperatura io faccio esaltare sicuramente un bouquet aromatico più intenso, quindi frutta verde, limone, quindi una parte di limone, anche una parte di agrume abbastanza importante, che lo rendono molto ciccioso e ti fa salivare proprio il naso, dal naso ti fa proprio, ti crea quell'acquolino in bocca, che in bocca viene smorzata da questa forte sapidità, mineralità e questa acidità che ti riempie, che è in equilibrio, come dicevo, con questa cioè con questa armonia, con un vino veramente rotondo, perché la dolcezza ti riempie la bocca, ti rende la bocca piena sostanzialmente, e l'acidità, la mineralità, quindi la freschezza del vino ti invita a berne un altro sorso. È un vino che sicuramente va, cioè nel senso ne fai fuori due bicchieri alla volta sostanzialmente. Bene amici, intanto che finisco di bermi questo vino davvero molto molto buono. Beh, questo è un vino ottimo, ma ottimo per l'estate, per questa estate, ma in generale per tutto. Io un tipo di questo vino lo bevo anche in inverno, a settembre, ma ottimo come aperitivo, ma alla stragrande. È un vino che bevuto, ripeto, con 6, 7, anche 5 gradi un po' troppo freddo, 6 gradi, 7 gradi massimo, va da Dio, perché in confronto ai di là, cioè ti senti accaldato, ti bevi due bicchieri di questo, hai mangiato pesante, lo accompagni tranquillamente e ci sta benissimo. Bollicina molto leggera, molto fine in bocca, dopo un po' non la senti neanche più, però è un vino ben strutturato, armonico, in bocca ti riempie tantissimo, come dicevo, e devo dire che è veramente fantastico, veramente. È un vino un po' più spinto sulla rotondità, ecco, non trovate il vino secco, non è un vino secco, non trovate un vino, cioè, questo ha 11 gradi, 11% in volume, quindi a circa 11 gradi e mezzo più o meno. È un vino che ha degli zuccheri aggiunti, che ha un residuo zuccherino alto, però gli dà, questo residuo zuccherino gli dà la cicciosità che noi vogliamo, che uno cerca effettivamente. Io non sono tanto per dei vini molto con un elevato residuo zuccherino, proprio perché voglio un vino comunque secco, comunque diretto. Dipende poi dalla situazione. Qui parliamo comunque di un vino frizzante comunque nel complesso deve essere bello aromatico, bello equilibrato. Qua c'è della rotondità, c'è della sostanza, del dolce proprio, si sente proprio che è, cioè si sente tanto che è rotondo, che ti riempie completamente, e quindi ti invita proprio quella parte di dolcezza, quel residuo zuccherino, a berne ancora un altro bicchiere, ancora un altro bicchiere, fino a che non finisce la bottiglia. Ci stiamo qua a parlare ancora un po', finisce, cioè lo dico che finisce, capite? Questo è un po' il discorso, questo è un po' il ragionamento. Consiglio vivamente questo vino, davvero molto molto buono. Riassaggiato questo per la seconda volta, perché l'avevo assaggiato al Piacenza Expo, alla fiera dei vignaioli indipendenti, mi era piaciuto, lì era forse un pochettino più freddo, quindi aveva qualche grado, quindi era già sul 5-6 gradi, e devo dire che qua siamo a una temperatura un po' oltre e risalta tanto, risulta molto più, si sente molto di più la parte del dolciastra, del dolce in bocca. Bevuto un po' prima si sente meno, avrà un bouquet aromatico un po' limitato, però è perfetto.
Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e detto questo vi aspetto ad un prossimo video. Vi ricordo che se non l'aveste ancora fatto di iscrivervi al canale YouTube qua sotto e di appunto seguirmi anche su Instagram e anche sul sito web dove trovate anche un articolo, alcune paroline dedicate a questo video. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto a un prossimo video.